Ricover, seconda stagione alla Lube Banca Marche, sei stato l'MVP della finale scudetto dell'anno scorso, questo per te deve essere l'anno della conferma. Beh, in teoria sì, speriamo, insomma, le possibilità ci sono, la squadra per fare bene c'è, quindi sono molto fiducioso. La Lube Banca Marche giocherà con un nuovo modulo, con tre schiacciatori, un modulo che ha già provato per causa di forza maggiore l'anno scorso in occasione di gara 3 della semifinale con Cuneo, e guarda caso in quella circostanza fosti proprio te a giocare da finto opposto, diciamo. Sì, da una parte ancora non avevamo neanche iniziato a farlo, quindi adesso questo mese qua avremo tempo per provare tutti gli schemi, insomma tutto quello che non è per noi schiacciatori, il movimento normale che si fa, insomma. Sì, abbiamo il vantaggio che magari la ricezione in teoria dovrebbe arrivare un po' più precisa, però è da vedere, insomma. Si dice che questa Lube Banca Marche sia ancora più forte di quella della passata stagione. Sulla carta che cosa ne pensi? Ma sulla carta si possono dire tante cose, poi bisogna vedere come si inizia a giocare. Io adesso posso dirti che la squadra è ottima, perché comunque potenzialità ce l'abbiamo. Se è più forte l'anno scorso non lo so, perché Igor è un opposto fortissimo, poi bisogna vedere come va questo modulo. 30 settembre la Supercoppa con Trento, poi una stagione ancora lunghissima con tanti impegni per la Lube Banca Marche. Quali sono gli avversari più pericolosi? Più pericolose resta, secondo me, Trento è ancora la favorita, perché ha praticamente la stessa squadra come l'anno scorso, e rispetto all'anno scorso non c'è più il V-Day, ma c'è la finale 3 su 5, quindi secondo me sarà ancora più tosta a batterli. Poi c'è Cuneo, c'è Piacenza, e secondo me queste quattro squadre sono quelle che saranno più in alto. E l'impegno del 30 settembre? Beh, c'è sempre una coppa in ballo, quindi noi andremo là a cercare di vincerla.